Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Te mi piaci poco, oppure detto alla retina, te mi piaci poco. Questi sono gli spot che serviranno a sensibilizzare l'opinione pubblica, soprattutto purtroppo le tante persone che cadono nelle truffe, ad evitare di farlo. Protagonisti degli attori tutti straordinari. La proiezione in anteprima a Luci Cinemas qui di Arezzo, per poi lanciarli tra la popolazione, proprio dicevamo, come prevenzione per le truffe, un fenomeno che purtroppo è in costante aumento. Questo è un programma che, con questo nome, che non è Te mi piaci poco, ma è Te me piaci poco, che è proprio detto in aretino per sensibilizzare soprattutto le persone più anziane, che vivono molto spesso da sole in casa, rispetto alle truffe che possono essere perpetrate dalle persone più disparate, che si presentano nel modo più disparato e spesso anche accattivante. Quindi è una campagna, diciamo, di sensibilizzazione. Una campagna informativa particolarmente efficace, perché è affidata alla nonna Maria, che appunto riesce a intercettare questi tentativi di truffa. Diciamo che è un momento di grande fermento, questo ci fa piacere. La cosa più importante qui è stato il coinvolgimento da parte di un'istituzione come quella del Comune, da parte della Poti Pictures, per raccontare una situazione piuttosto delicata, quale quella delle truffe, e ci siamo sentiti proprio tirati in causa, no? Come parte di cittadinanza attiva che fa la sua parte per cercare di scongiurare un minimo l'obiettivo. Degli spot alla fine sono quelli di sensibilizzare, no? Un po' su questo tema, e se riusciamo anche soltanto ad arrivare in una casa e sensibilizzare una persona e fargli fare qualche domanda in più, direi che abbiamo fatto bingo. In più c'è il lavoro grosso dell'Academy, sono tutti ragazzi che escono da varie classi dell'Academy, e quindi per noi è importante anche l'idea di perfezionamento, no? Il lavoro che hanno fatto grossissimo su altri set e poi andare a sperimentarsi su altri set, quindi ringrazio il Comune per questo. Diciamo che ci siamo sperimentati un po' anche in accordo appunto con il Comune su una situazione piuttosto leggera, diciamo la chiave è sempre quella della Poti Pictures, quindi piuttosto ironica, dissacrante. Abbiamo giocato un po' con i nostri attori, che si sono identificati un po' nel ruolo di cattivi, no, per una volta, e tentano in maniera anche autoironica di truffare appunto la vecchia signora. Quindi diciamo che il concept è quello di spot molto che cercano la viralità, quindi che girino su WhatsApp, sui social, in televisione, e che arrivino, si spera, anche ai nipoti, no? Che possano far vedere ai nonni, perché poi l'obiettivo è quello di sensibilizzare, appunto, l'obiettivo della campagna. Facevo il falso elettricista, insomma. E che cosa dovevi tentare di fare? Di entrare in casa della vecchietta e cercare di convincerla, ma poi non ci sono riuscito. Ok, senti, che emozione è stata a girare queste clip? Mi sono piaciute e spero di fare altre, perché mi diverte. Farlo, soprattutto farlo per le persone di una certa età, insomma, che sono più a rischio di tutti, insomma, scusate. Ma la parte più divertente di questi spot qual è stata per lei, che ha dovuto fare la protagonista? Se per me sono stati importanti tutti e tre, quelli che ho fatto, insomma, mi sono stati interessanti tutti e tre, però il più importante non saprei ora, perché l'ho detto, sono stati tutti interessanti, importanti. Sono molto fiero di aver fatto questo spot e sono molto emozionato. Che ruolo interpreti? Io interpreto il ruolo della mente, okay. Tanto per essere chiaro. Sì.
piaci poco. I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this.